15 arresti, gran parte dei quali nella nostra provincia ed una fitta rete di collegamenti tra la Sicilia e il Sud America per trafficare droga l'esito dell'operazione Holiday scattata stamattina e condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Tributaria di Messina che hanno dato esecuzione ad un'ordinanza del GIP del Tribunale messinese Maria Teresa Rena. 12 le persone finite in carcere, due i domiciliari con l'accusa di aver gestito un traffico internazionale di stupefacenti tra la Colombia e l'Italia a cui si è aggiunto un quindicesimo soggetto arrestato in flagranza di reato in quanto in casa sua durante una perquisizione è stata ritrovata droga. L'operazione prende il nome dal termine in codice vacanza utilizzato da uno degli indagati, elemento di spicco del gruppo criminale quando doveva recarsi in Sud America per organizzare le spedizioni di cocaina. I viaggi di piacere in Colombia e a Santo Domingo, ma anche a Panama, avevano infatti quale unico scopo quello di curare il traffico di cocaina. Le indagini coordinate dal procuratore aggiunto Sebastiano Ardita e dal sostituto procuratore Fabrizio Monaco hanno permesso di individuare il messinese che recatosi in Colombia e in altri centri del Sud America curava appunto con i cartelli colombiani e di pagamenti che, attraverso money transfer, carte anonime prepagate e soggetti compiacenti, pervenivano dall'Italia. In Italia la droga veniva quindi consegnata ad un noto trafficante messinese attualmente operante a Milano. Questi, grazie ad una fitta rete di contatti, provvedeva allo smistamento della cocaina verso tre gruppi criminali dislocati nel nord Italia, in particolare Bergamo, Milano, Lodi ed Aosta, ma anche nell'area centrale tra la capitale ed il Lido di Ostia. I diversi gruppi provvedevano quindi a fornire la cocaina ai Pusher che avevano il compito di curarne la cessione ai consumatori. Nel corso dell'inchiesta, la finanza ha seguito in diretta l'arresto operato presso l'aeroporto di Bogotà dalle autorità colombiane di due corrieri dell'organizzazione che stravano avviandosi a rientrare in Italia trasportando 6 kg di cocaina. La droga sequestrata, una volta destinata a destinazione tagliata dal gruppo criminale avrebbe potuto fruttare oltre mezzo milione di euro. Contestualmente, all'esecuzione delle ordinanze si è proceduto al sequestro di beni riconducibili agli indagati per un valore di oltre 250.000 euro.